Nel 1981 avevo 13 anni. Sono figlio di una famiglia severa, di una mamma ansiosa, sempre preoccupata per la mia sicurezza. Il mio orizzonte, quello dei miei giochi di bambino, era il cancello del cortile. Non ho avuto la possibilità di superarlo, non ho avuto la possibilità di andare in bicicletta sulle strade sterrate delle campagne che circondavano quella che ai tempi era casa mia. Questo orizzonte sicuro ma circoscritto fu il contesto che mi rese ancor più incredibile quello che per 3 giorni i telegiornali offrirono ai miei occhi e a quelli di tutta l'Italia. L'esclusiva podcast di oggi è dedicata ad Alfredino Rampi. Fino al giugno del 1981, Vermicino è un luogo che per gli italiani non esiste. Una contrada anonima, a pochi chilometri da Roma. L'Italia ne ha molti di luoghi così. Terre di mezzo, a metà fra città e campagna. Fino al giugno del 1981, nessuno, tranne quelli che ci abitano, conosce Vermicino. Un gruppo di case, poco distante un cantiere, una strada polverosa come 100.000 in tutto il paese. Immaginate un camion sferragliante che si muove cigolando su questa strada sterrata, carico di terra e detriti. Al volante c'è Elio, un uomo robusto, abituato a lavorare e a faticare da sempre. Ora è un piccolo imprenditore edile, un padroncino specializzato in lavori di sbancamento. Sta trasportando un carico di terra. Forse va un po' troppo veloce. A un tratto, da un filare di vigna, sbuca correndo un ragazzino e lui per poco non lo investe. È piccolo, mingherlino, non avrà nemmeno 6 anni. Una creatura, pensa Elio. Ma perché non va a giocare da un'altra parte? Proprio qui? E così gli grida quella frase. Una frase banale che però gli rimarrà impressa e che tante volte nel corso degli anni tornerà ad affiorare dai suoi ricordi. E levate de mezzo, ragazzi, che sennò te metto sotto. Glielo grida in modo severo, burbero. Forse ha esagerato. Ma pure questi ragazzini non possono pretendere di giocare ovunque, anche dove ci sono operai che lavorano. Elio non immagina che il piccolo ha un bel caratterino, che ha la risposta pronta, la voce leggera di un bambino e la strafottenza spavalda di un adolescente pasoliniano. Au, ma vattene a fanculo! Ma tu guarda questo, boffonchia Elio, mezzo incavolato e mezzo divertito, e prosegue diritto per la sua strada. Certo, non ci avrebbe più pensato a quello scambio di battute se non fosse che quel fazzoletto di terra e polvere, solo pochi giorni dopo, diventerà il teatro di uno degli avvenimenti più sconvolgenti della storia del nostro paese. Se non fosse che quel terreno dissestato si trasformerà nel palcoscenico improvvisato di una piccola grande tragedia nazionale. Se non fosse che quel bambino un po' discolo segnerà la sua vita e quella delle persone che stanno lavorando con lui. In realtà quel bimbo rimarrà scolpito nella memoria di almeno 2 generazioni di italiani. Tutti quelli, e saranno tantissimi, che per 3 interminabili giorni rimarranno incollati davanti al televisore per seguirne la sorte. Vermicino, Roma, giugno 1981. Fino ad allora solo un pezzo di campagna, un luogo che non esiste. Se non fosse che quel bambino in canottiera si chiama Alfredo Rampi, se non fosse che quella creatura diventerà per tutti Alfredino. Tratto da Alfredino, l'Italia nel pozzo, di Walter Veltroni e Massimo Gamba. Scena prima,
il bimbo che gioca nel luogo che non c'è. When love's a losing game, when love holds many definitions to it.